Oggi un tutorial che aspettavate da tempo, già lo so, perché parliamo di come vi faccio queste onde che vedete sempre su YouTube e vedete sempre su Instagram, perché tanto mi chiedete: Kino, ma come fai a fare queste onde? In realtà non è niente trascendentale, è molto molto semplice, quindi vi faccio vedere tutti i passaggi all'interno di questo tutorial. Prima di iniziare però, ragazze, ricordatevi di iscrivervi al mio canale proprio qua sotto. Dai, ce la facciamo arrivare a 20.000 nei prossimi giorni, che cresciamo insieme pian piano, dai. Se volete potete anche cliccare sulla campanella che trovate sempre qua sotto, in questo modo riceverete le notifiche quando pubblicherò un nuovo video. E adesso iniziamo! Step 1, naturalmente il lavaggio con shampoo e balsamo. E ragazze, che balsamo! Allora, prima di tutto cosa faccio? Pettino i capelli, perché io pettino sempre prima i capelli del lavaggio. Applico lo shampoo in un determinato modo, ovvero io diluisco lo shampoo con l'acqua in modo tale che non ci sia una concentrazione unica di shampoo in una zona della testa che irrita tantissimo la cute. Quindi io diluisco e poi applico lo shampoo massaggiando delicatamente la cute e poi scendendo sulle lunghezze fino alle radici, e applico lo shampoo due volte, quindi faccio sempre doppio lavaggio, e fino a quando al doppio lavaggio sento i capelli pulitissimi. Per capire che i miei capelli siano pulitissimi, li sento proprio quando li tocco, li sento tipo stridere. Non so se vi è mai capitata questa sensazione, la sensazione di avere il capello proprio pulito. Secondo step dopo lo shampoo, sempre assolutamente il balsamo. Come ambassador Pantene sono molto fortunata perché sto provando un sacco di novità prodotto per quanto riguarda i capelli, e anche per il balsamo sto provando una novità assoluta, che è il nuovo balsamo in mousse sotto la doccia di Pantene con formula Smart Pro V. È favoloso, perché io sinceramente un balsamo così non l'avevo proprio mai visto, perché è un balsamo in mousse, quindi quando lo apri e lo metti sulla mano per l'applicazione si crea questa nuvola fantastica e leggerissima di schiuma, e poi si utilizza come un balsamo. Questo balsamo è così leggero che è proprio pensato per i capelli fini tipo i miei, oppure i capelli grassi, perché una problematica dei balsami in generale è quello che quando si applica, essendo di consistenza abbastanza corposa, sono poi difficili da sciacquare. Cioè, noi pensiamo di sciacquarlo tutto, ma in realtà spesso rimangono dei residui che rendono i capelli, soprattutto quelli fini o grassi, appesantiti. Invece noi cosa vogliamo dal balsamo? Vogliamo idratazione, vogliamo volume e vogliamo i capelli chiaramente fortificati e leggeri. Quindi questo balsamo potente rinchiude in sé tutte queste proprietà, perché riesce ad essere leggero, a idratare i capelli senza appesantirli. Quindi si applica la mousse sulla mano, si mette sui capelli bagnati dalle radici alle punte, si lascia in posa qualche istante e poi si risciacqua. Questo risciacquo è veramente velocissimo. Poi ragazzi, ovviamente se voi lo proverete mi dovete assolutamente far sapere come vi trovate. Io mi sto trovando benissimo, anche perché come vedete nel corso del tutorial è anche grazie a questo balsamo che riesco a ottenere questo effetto molto leggero e molto voluminoso del capello. Dopo shampoo e balsamo passiamo alla fase della pre-piega. La chiamo così perché è quella fase di mezzo in cui mi piace sempre avvolgere la mia chioma nell'asciugamano e creare il turbante, il famoso turbante, in modo tale che i miei capelli si pre-asciughino prima dell'asciugatura, perché ho tantissimi capelli e di conseguenza ci metto sempre un sacco per asciugarli. Quindi cosa faccio? Faccio il mio turbante, intanto faccio altre attività tipo intanto vestirmi e truccarmi. Tolto il turbante, pettino delicatamente i miei capelli e poi applico sulle punte qualche goccia di olio, che per me è fondamentale per dare una dose extra di idratazione sulle punte. A questo punto cosa faccio? Asciugo i capelli, che nell'ottica della nostra piega devono essere assolutamente e completamente asciutti. Io li asciugo sempre a testa in giù, perché questo mi permette di creare un volume super extra, extra super. Quindi iniziamo con la piega. Ultima fase, andiamo di mosso.
gloss, quindi vi dico passo passo come realizzo nell'ultima parte le vere e proprie onde. Allora, come le realizzo? Prendo ciocca ciocca i miei capelli, partendo dalla parte inferiore sottostante dei miei capelli, prendo una ciocca e la arrotolo su un ferro conico, mi raccomando, che non abbia la famosa linguettina di lato che sicuramente avrete visto in molti ferri. E questo perché? Perché senza la linguettina il ferro per me è molto molto più agevole da utilizzare e la piega mi viene sempre meravigliosamente meglio rispetto all'altro tipo di ferro che avevo prima. Dunque, prendo la mia ciocca e la arrotolo sul ferro, portando il ferro il più vicino possibile alla mia cute, senza bruciarsi, mi raccomando, fate attenzione a questo piccolo dettaglio. Arrotolate la ciocca lungo il ferro fino alla fine, finché potete. Attenzione anche a non bruciarvi con le dita con le quali tenete la parte finale della ciocca. Se siete inesperti, vi consiglio di acquistare i guantini appositi proprio per le ricci capelli che si trovano in commercio un po' ovunque, anche per esempio su Amazon. Io ormai li faccio da tempo, quindi sono piuttosto abituata, fortunatamente ancora non mi sono bruciata e quindi vado avanti dritta. Una volta la nostra ciocca è arrotolata sul ferro, dovete più o meno contare 10 secondi di riposa. Dopo 10 secondi srotolate il ferro e vi verrà fuori questo bellissimo riccio. E una ciocca è fatta, quindi adesso non ci resta altro che completare tutta la testa. Per fare una cosa ordinata, come faccio? Continuo con la parte sottostante dei capelli e poi passo fino alla parte frontale. Una volta terminata una parte della testa, guardo se c'è qualche ciocca che magari è venuta peggio, oppure qualche ciocca che magari mi sono dimenticata di fare, quindi completo la parte della testa e poi passo all'altra parte. A questo punto, se i vostri capelli non tengono tanto la piega, perché magari avete dei capelli che appunto le pieghe non le tengono per niente, mi raccomando, andate di lacco, quindi spruzzate lacco a profusione. E qua avete due possibilità: o, come ho fatto io, lasciate il riccio così come è uscito dalla riccia capelli, che mi piace sempre molto, oppure per un effetto più naturale basta spazzolare delicatamente, e non approfonditamente, ma delicatamente, il mosso con una spazzola, e quindi così avrete un'onda molto più leggera e molto più naturale. Ragazze, questo era il mio tutorial su come faccio queste onde, quindi spero tantissimo che vi sia stato utile, così come il consiglio che vi ho dato su il balsamo Pantene. Quindi fatemi sapere per tutto e di tutto, e mi raccomando, se avete altre idee o avete altre curiosità su prossimi video a tema capelli, scrivetemi sotto nei commenti, perché come ho fatto in questo video cerco sempre di esaudire le vostre richieste. Ragazze, grazie, ci sentiamo su Instagram, mi trovate come Nel Closet, e al prossimo video, ciao!